Cari amici, cari concittadini di Frascati, sono uscito per recarmi qui al supermercato e non ho resistito alla voglia di dare un'occhiata al Pincetto, che come vedete è deserto. È deserto in buono stato, insomma. C'è un po' di qualche cosetta in terra, ma tutto sommato è deserto. Ora, poiché noi sappiamo che è vero che è una zona rossa, ma insomma, da quello che ho visto, si esce, ci si vede, si sta seduti, e allora io mi pongo una domanda. Ma come mai gli smutandati sono spariti? Ma non sarà forse che ci vengono dai paesi limitrofi? E adesso non si può fare sta cosa, eh? E io oggi sono andato all'ufficio postale a Vermicino e il personale educatamente è uscito e chiedeva: ma siete tutti di Frascati? Perché altrimenti ci possono essere dei problemi se vi vengono a fare un controllo, se non siete di Frascati, o comunque, siccome sulla via Tuscolana Frascati e Roma si baciano, dice, se non siete residenti qui in zona. E allora vuoi vedere che i controlli vanno fatti in modo diverso. E c'è da presidiare la stazione ferroviaria di Frascati e c'è da presidiare con dei blocchi l'accesso alla cittadina. Per esempio, su Viale Vittorio Veneto c'è un'ampia possibilità di istituire un blocco, visto che i carabinieri sono a distanza proprio lì, visto che sulla parte destra a salire ci sono dei parcheggi proprio riservati all'arma dei carabinieri. Basta tenerli liberi e sistemare lì una pattuglia che fa i dovuti controlli. Oppure a via Gregoriana, dove si transita velocemente a 30 km all'ora, e anche lì si possono fare dei controlli. E a sto punto come entri a Frascati se non sei di Frascati? Meditate, gente, meditate. E meditassero coloro che a questi controlli sono tenuti, perché la legge o è uguale per tutti o non è. Vabbè, fatto sto pistolotto, vado a fare la spesa.